Anno 1961. Cara Joyce, mi domandi perché scrivo poesie? Sarebbe più giusto porre la domanda in un altro modo. Perché e come ho cominciato a scrivere poesie? Cerco di ricordare. Avevo 13 anni. Abitavamo ad Istanbul. Mio nonno era poeta, ma ancora oggi non capisco le sue poesie. Sono parole del poeta turco Nazım Hikmet, dall'esilio di Mosca, la sua traduttrice italiana Joyce Lussu, curiosa di conoscere il senso della sua scelta di essere poeta. Anno 2008. A seguito della petizione firmata da oltre 500.000 di cittadini turchi, il governo di Ankara, con un decreto del Consiglio dei Ministri, decide di restituire la cittadinanza turca al suo poeta Nazım Hikmet. Nato a Salonicco nel 1902, figlio dell'allora capo ufficio stampa del governo turco, Nazım Hikmet comincia a scrivere incoraggiato dal nonno, poeta ottomano, e di sua madre, la pittrice Aisha Jelil, appassionata di Baudelaire e Lamartine. Per eredità di famiglia in Hikmet si fondono due anime opposte ma complementari: la rudezza e l'attivismo occidentale, con l'inerzia, il senso dell'interiorità e dell'esperienza personale, questa tutta orientale. Hikmet in realtà non sceglie di essere poeta, ma ben presto la poesia si trasforma nel suo modo, quasi obbligato, di esprimersi. Per lui le questioni di cui parlare sono quelle che riguardano la coscienza, l'eternità, l'amore, non solo per la donna amata, ma per la vita tutta, per le idee di giustizia da difendere, tanto da costargli 12 anni di carcere per la sua attività di opposizione al regime di Atatürk. Condannato nel 1959 per l'adesione al marxismo, perde la cittadinanza turca e sceglie di diventare cittadino polacco. Inizia un periodo di esilio fatto di viaggi, Pechino, Roma, La Habana, ma il pensiero è sempre alla sua Turchia, che non vedrà mai più. Morirà, infatti, sulla soglia della sua nuova casa a Mosca nel 1963. Un'esistenza attraversata da date e momenti significativi, quella di Nazım Hikmet. Di un uomo che ha vissuto il suo tempo, da protagonista, la sua storia, e ancora oggi, a 45 anni di distanza dalla sua morte.